Rigoldesh, buongiorno, eccoci buongiorno. Qua. Buongiorno. Attenzione, perché come vedete questo volto, che sicuramente non vi è completamente nuovo. Sono Ilenia. Non parlavo di te, no, parlavo di Clara. Clara Micheli, la nostra ospite di oggi, campionessa di Master Pizza Champion. Quarta edizione, vinta a novembre con Ilenia Bazzacco tra i giurati. Guardate il sorriso. E siamo ancora amiche. E siamo ancora amiche, non è male. Sì. Allora, con Clara. Clara Micheli, intanto buongiorno, ben arrivata. Ben arrivata. Buongiorno, grazie siamo mille. Felicissime di averti qui, anche perché insomma nel mondo della pizza finalmente è entrata anche una donna, era anche ora. Cosa era ora. No, perché sembrava che solamente i pizzaioli maschi potessero farcela, però... Hai tante storie da raccontarci tu? Abbastanza, abbastanza. Sì, perché c'è stata una precedente edizione che è stata un po' un disastro, ma lì insomma c'era tutta la roba che ci racconterai. Volentieri. Ma qui a questa quarta li hai asfaltati tutti. Non ce n'era per nessuno. Ha tirato fuori la tipica grinta femminile è che vero. Ci contraddistingue. È vero, è vero. Massa Carrara, ma esattamente sei nata dove? A Montignoso. Montignoso Tignosa, lei proprio come lo dice il nome del suo paese. Noi siamo prontissime a regalarvi due pizze, una più buona dell'altra perché fanno parte della tua personale ricerca. La prima, la pizza con crema di fagioli e cavolo nero. Mi ha conquistata con questo al campionato. Al campionato. E la seconda pizza? La seconda pizza faremo una pizza dolce che si può fare anche a casa con crema di ricotta, una crema di lamponi e un crumble al cocco, quindi cioè, semplicissima e tu si può davvero fare prometti che anche a casa riusciremo grazie a replicare questa certamente pizza. Abbiamo fatto tutte ricette poi in collaborazione con Ilenia che possiamo tranquillamente riprodurre a casa. Ah, benissimo. Oh, adesso ci mettete la faccia, se per caso non ce la facessimo a fare le pizze ci siamo anche truccati. Io prendo occasione. Sempre a cartone il nostro Enrico perché lui a casa poi riproduce le pizze, vedi, fa l'impasto, bravo, vedi, sempre poi tutto. Se lui ce la farà vuol dire che ce la faremo anche noi ed è con un brindisi che vi diamo appuntamento a tra poco. Infatti bravi, non mancate. Clara Micheli con noi. Abbiamo annunciato, abbiamo questa campionessa di Master Pizza Champions, naturalmente parliamo di Clara Micheli Apuana, e c'è una bella novità, della quale però vi vogliamo parlare dopo, sarà una grandissima sorpresa, non prima... Che ce ne andiamo? Esatto. Vieni con me. Non prima di avervi dato gli ingredienti della prima pizza, la pizza fantastica con crema di fagioli e cavolo nero. Allora, per la base abbiamo bisogno di un chilo di farina tipo 1, 600 g di acqua, 2 g di lievito di birra istantaneo, 30 g di sale, 30 g di olio extravergine di oliva. Poi invece per la farcitura, cavolo nero, crema di fagioli, mozzarella, lardo, pomodorino, datterino e la cipolla. Come sarà sta pizza? E sotto l'ingrediente principale, fame. Appetito. Appetito. Allora, Clara e Ilenia, sì? Mi raccomando, andate alla grande, fateci vedere come possiamo anche a casa. Ma realizzare. Soprattutto parlate perché sanno che io e te siamo un po' appunto timide. Allora, io comincio a fare il preparato per, cioè il soffritto, la base, per poi procedere con la crema di fagioli. Io invece taglio la cipolla di Treschetto, che è una cipollina piuttosto dolce, per dare poi la croccantezza. Ecco, tra le altre cose non so se sia già stato inquadrato, ma vogliamo ringraziare Clara perché ci ha portato questa cassetta di verdure meravigliose della tua terra. Perché è la prova, no Ilenia, che ogni angolo d'Italia ci regala delle eccellenze del territorio straordinarie. Si fa presto a dire cipolla, ma cipolla, cioè caspita, anche questi tipi cipolla di Treschetto. Cipolla di Treschetto, che è una zona vicino comunque a casa mia, perché questa pizza nasce per una richiesta proprio del programma di Pizza Master Champion di fare una pizza a carattere regionale. E quindi con il mio chef ho pensato bene di portare la ribollita sulla pizza, perché comunque essendo toscana la ribollita è il piatto principale, e l'ho fatta un po' rivisitata comunque come si fa dalle mie parti, quindi con un po' di pomodoro, perché comunque mettevano il pomodoro pelato. Esatto.
con il lardo, perché mettevano la cotenna del lardo all'interno. Quindi sicuramente quella che era la ricetta della tradizione. Della nonna e della mamma. Insomma, perché ogni poi alla zona fine... poi ha il suo modo di fare la ribollita. Esatto, la ribollita in sé per sé sono comunque fagioli, diversi tipi di cavoli. Noi abbiamo utilizzato solo il cavolo nero, che è comunque il prodotto regina di quella che è la ribollita. Dopodiché andiamo ad insaporirla con il lardo, che nella mia zona, insomma... Arrivo da Massa Carrara, quindi abbiamo il lardo di Colonnata. Certamente. Cipollina di Treschetto, che è una cipollina dolce, che veniva messa a crudo. Quindi tutti ingredienti primi della classe, possiamo definire esatto, così. Esatto, arrivano allora, tutti dal campo. Il cavolo nero sta diventando un po' più famoso da noi, per esempio, nel Veneto. Perché prima? Da non molto, però come vedete già dall'epoca della ribollita in Toscana. Già l'Artusi nelle sue ricette. Grazie Artusi, esatto. Allora, Ilenia, andiamo avanti con la spiegazione. Allora, fatto il misto soffritto, chiamiamolo, con sedano, carota e cipolla, ho aggiunto anche i fagioli. Sono fagioli appunto borlotti, che secchi, messi in ammollo praticamente una notte, poi cotti in acqua non salata, esatto, per mantenere la parte della buccia bella morbida, e poi buttati in questo mix di profumi. Coloratissimo e profumatissimo. Io esatto. Ho ringraziato Clara per la sua cassetta di verdure, ma non abbiamo ringraziato la primavera che la nostra Ilenia ci ha portato, perché hai questa acconciatura così primaverile. Nella mia semplicità... La donna semplice, sempre, La donna semplice. Allora, fioritura, guarda che bella. Beh, ragazzi, grazie. Volevo ringraziare Davide Romanut, che oggi sostituisce Andrea Barbato, che poverino è costipato, ma devo dire che c'è una grande mano d'artista, Davide, ti faccio i complimenti. Yes. Ecco. Adesso io vado a preparare i pomodorini, a te servono divisi in quattro? Divisi in quattro sono perfetti. Perfetto. Allora ragazze, vogliamo dare questa grande anteprima, che così facciamo tremare i polsi a tutte le persone che magari fanno programmi simili al nostro, ma sicuramente peggiore del nostro? Le due balde giovani che state vedendo si stanno preparando per una kermesse importantissima. Mi tremano un po' le gambe, perché per me è la seconda volta. E sapendo quello che vado incontro... La prima volta quando è stata? 2000... Che hai fatto cos'era? Il campionato del mondo? Il campionato del mondo a Parma di qualche pizza. Qualche anno fa a Parma? Sì, pensavo che per me il campionato del mondo di pizza voleva dire quante pizze riesci a mangiare. E invece no. Eri un po' inconsapevole ancora qualche anno fa. Sì, e insomma, col fatto invece pizza che due, avete comunque. Fatto invece questo campionato, tu Clara eri... diciamo la concorrente, invece Ilenia era giudice, vi siete conosciuti, avete fatto amicizia, insomma è nata un'idea a Clara insieme a una, tu apuana, e c'è un altro invece pizzaiolo di dove, Clara, con cui avete pensato a questo campionato di partecipare, creare la squadra, diciamo. Sì, un pizzaiolo di massa che è Alessandro, mio carissimo amico, con il quale abbiamo fondato il Liguri Apuani. Abbiamo deciso di fare una squadra che parteciperà al mondiale. Liguri Apuani. Liguri Apuani. Ecco. E nella squadra c'è anche una coppia che farà pizza, due chef e pizzaiolo. E quindi io ho pensato ad Ilenia di farla in quindi coppia con lei. Quindi farete pizza, due chef. Cioè, faremo quella, pizza lei, due. Pizza, lei si occuperà dalla parte appunto dell'impasto e sì, io di quello che sarà la guarnizione, gli ingredienti, okay, da metterci sopra. Ma state già studiando, ragazze, perché è il campionato del mondo, dovete farci fare una... Siamo qua, come tempi. Ci siamo, mancano ormai manca due settimane. Ah, circa. Tra l'altro. Caspita. Ci siamo. Allora, io naturalmente so che tutti i Golden Chef a casa saranno lì che faranno il tifo per voi, e andiamo avanti invece con la nostra pizza con crema di fagioli e cavolo nero. Sì. Crema di fagioli vuol dire che vanno frullati. Cosa che tu sai fare benissimo. Ma farei tu, perché io... No, sì, ti tolgo questa soddisfazione. Perché volevo chiedere a Clara, allora sì, io mi diletto a casa comunque nel fare le pizze, ogni tanto la chiamo, e lei si mette, ma c'ha le mani nei capelli, perché dice, ma sei fuori, ma cosa ti sei messa a fare? Volevo capire come fare a stenderla. Allora, questa l'abbiamo già preparata, che poi andrà in cottura. Innanzitutto partiamo dall'impasto, perché è importantissimo e fondamentale. Quindi basta una planetaria o altrimenti anche a mano. Sì. Si prendono le dosi ovviamente giuste. La ricetta che vi ho dato è una ricetta abbastanza comunque equilibrata per impastare anche a mano. Sì. Si fa acqua, lievito e farina. Andiamo a impastare bene.
Quando iniziamo a vedere che il nostro impasto si forma, andiamo ad aggiungere sale. Sì. Dopodiché, una volta che non sentiamo più i granellini del sale sopra la pasta, con calma andiamo ad aggiungere quello che è l'olio. Quindi c'è anche un lavoro di tatto molto importante. C'è anche un lavoro di tatto. È ovvio che la planetaria oggi ci aiuta a fare, certo, a far tutto. Però insomma, riusciamo anche a farla a mano, senza, benissimo, nessun tipo di problema. Benissimo. Ma per fare una buona pizza a casa, l'importante è dargli almeno 24 ore di maturazione. Che non vuol dire lievitare. Assolutissimamente no. Maturazione, praticamente andiamo a iniziare a far scomporre tutti gli elementi che sono all'interno della nostra farina, quali amido, proteine e grassi. Caspita, ma c'è tutto uno studio dietro una pizza. C'è tutto uno studio. Appunto, perché uno dice vado in pizzeria e mangio una pizza, non è che sia no, non è, non è così. Il senso di gonfiore che si sente spesso quando si va a mangiare una pizza è dato proprio da un impasto, si dice troppo giovane, quindi ecco, impastato in giornata. Capito? Quello che noi possiamo fare, riducendo il lievito, quindi la lievitazione, è ottenere un impasto da poter utilizzare il giorno dopo. Fatto il nostro panetto, lo andiamo a riporre in frigo, tiriamo fuori il giorno successivo, un 4 ore prima, sì, dopodiché con una semplice con un tarocchino che si trova insomma ormai in tutti, sì, i negozi, dappertutto, sì, assolutamente, lo andiamo a togliere il nostro impasto, sì, lo infariniamo bene perché insomma poi a casa non abbiamo spesso la possibilità di avere marmo o cose simili, e andiamo a spingerlo, praticamente proprio a premerlo dal centro verso l'esterno, in questo tecnica, modo girandolo piano piano senza mai alzarlo in questo modo perché è sbagliatissimo, certo, ce l'appoggiamo sulla mano e lo andiamo a spostare in questo modo. Come dal stai coccolando con la pasta. Eh sì, perché poi insomma Elenia lo sa, per me la pizza è anche tanto amore, quindi bisogna coccolarla. Questo farà sì che comunque si crei in automatico una sorta il nostro di bordo, che però non sarà bordo fatto di pasta, ma anche un bordo fatto di aria. In questo modo noi poi la prendiamo sulla mano, andiamo, sì, piano piano a scuoterla dalla farina in eccesso che se viene lasciata sull'impasto darà poi l'amaro alla nostra, quel gusto di amaro alla nostra pizza, sicuramente, esatto, la pizza piano piano, quindi come vedete non ci vuole un'esperienza assoluta. Ma dai, noi andiamo poi a metterlo sulla nostra tavola. Ma scusami, quei pizzaioli che fanno è solo la acrobazia, fa una cosa è solo acrobazia. Ma dai, io adoro sta roba. Allora, questa è praticamente la tecnica per arrivare a spianare. Arrivare a spianarla in questo modo. Questa la mettiamo da parte. Ce la potevamo mangiare. Non sta nel forno, abbiamo una piastra un po' più piccolina, quindi mangiare. È ovvio che poi dobbiamo. Vuoi che inizi a frullare? Sì. Cosa dite? Sì, noi andiamo in cottura, adesso mettiamo la mozzarella, perché questa andiamo a metterla direttamente in cottura. Questa è una pizza bianca. Questa è una pizza bianca, senza pomodoro in cottura, perché andiamo a mettere poi il pomodorino direttamente a crudo. Quindi pomodorino a crudo, quindi una pizza bianca, è un fior di latte questo? Fior di latte in acqua, tagliamo la sera prima, infatti la cosa bella è che poi noi con un fior di latte reale abbiamo, eccoli, latte e non acqua. Fai benissimo, hai fatto benissimo a dire questa cosa. E questo dà sapore. Sì, assolutamente. È una rottura in più, tra virgolette, perché mi devo preparare la sera prima. Come giustamente però dicevi, il liquido di risulta non è acqua, ma è latte. È quanta latte mozzarella su un diametro di questo? Perché io ma penso allora, di esagerare sempre. Su un diametro, su una pizza classica ci vanno circa 80 grammi di mozzarella. A me piace abbondante, ecco, quindi fondamentalmente quindi ne mettiamo qualcuna di più. Abbondante mozzarella, non è che sono io però, strana allora. Però sono 70-80 grammi, sono più che sufficienti per poi andare anche ad assaporare tutti quelli anche che sono gli altri gusti. Hai ragione, perché mica c'è solo la mozzarella. E tu non la usi sbriciolata, ma la usi a fette. La possiamo usare tranquillamente così, alle stelline, senza nessun tipo di problema. Posso anche tranquillamente. No, no, ma tagliare. Volevo solo capire la differenza tra due. Abbiamo un paio di minuti. No, ci tranquilla. Sta dicendo che dobbiamo fare ginnastica perché poi dobbiamo mangiare la pizza. Esatto. Noi siamo pronti, andiamo, sì, in cottura. Così evitiamo, mi raccomando, sempre veloci una volta che abbiamo steso il nostro disco, perché più veloci guarda siamo. Guarda come sei contenta. Dai, suona, quello me l'hai detto prima, sei una copiona però. Più veloci siamo e meno abbiamo il rischio che si attacchi poi a quella che è la nostra base. Perfetto. Eccoci qua. Un filo d'olio, visto che abbiamo certamente un olio buono. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere un forno che va a 280 gradi, ok? Quindi noi abbiamo
messo la pietra refrattaria, certo, in forno, certo, già da mezz'oretta, vero Clara? Sì, sì, va fatta riscaldare bene, perché comunque poi il forno, anche se a 280, a per questa tipologia, comunque vedo metà altezza, perché andiamo a sfruttare sia il calore che abbiamo già sulla piastra e il calore che arriva dall'alto. Benissimo, questo perfetto, per far rigonfiare bene quello che è il nostro bordo. Deve avere uno shock. Esatto. Hai visto quanto ne sto capendo? Mamma, che roba! E tra quanto è pronta? 3-4 minuti, 280. Ci siamo. Benissimo. Allora, mentre noi aspettiamo i 3-4 minuti, andiamo a scoprire cosa ha di nuovo da raccontarci, sicuramente molto interessante, Francesca Antonucci. Ed è come sempre un piacere avere con noi Francesca Antonucci, la nostra ricercatrice di fiducia, dottoressa in biotecnologia agroalimentari. Naturalmente ricordiamo che grazie a lei 15 anni che tu scrivi, vai a scrivere, scopri il perché dei cibi, la storia, eccetera. Il sale, continuiamo a parlarne perché è un alimento molto importante ed è giusto che mettiamo l'accento in particolare su quelli che sono i 7 miti da sfatare, che esatto, sono legati al sale. Esatto. Questi 7 miti da sfatare li hai elencati, e quindi noi adesso li divulghiamo, ma li hai elencati con meticolosità e una seria documentazione scientifica, l'American Heart Association, che si è dedicata proprio a questo. Uno dei primi miti è che eliminare tutto il sale dalla dieta fa bene. Ecco, non è proprio vero, perché il sodio partecipa al nostro equilibrio, si dice idrico-salino, sì, del corpo. Quindi certo, quella quantità di sale che è corretta, che si attesta appunto sui 2 grammi al giorno, di sodio 2 grammi al giorno, quella ne abbiamo bisogno, certo, è il di più che non fa ci fa bene, per cui anche lì bisogna dire non tutto, ma quindi non bisogna, esatto, mai demonizzare, ma con un grano salis. Bravissima. L'altro mito da sfatare, appunto, si dice, si sente dire, insomma, che il sale marino, quello non fa male, fa meno male. Ecco, in realtà il sale che poi noi acquistiamo ed è venduto per scopo alimentare contiene quella quantità di, certo, sodio, quindi è stabilita così, quindi che indipendentemente dall'origine, mm-hmm, la quantità di sodio che poi noi utilizziamo per ogni grano, quella è, perché ha l'autorizzazione ad essere a scopo alimentare, quindi non è l'origine che cambia, certo, il bene o il male che ci può fare. Interrompo un attimo, il sale integrale è quello grigio? Perché ce n'è una buona produzione. Il problema produzione è sempre il sodio. Noi abbiamo cioè il problema del sodio, okay, cioè quello che viene venduto, quindi quella dobbiamo è la guardare quantità la quantità di sodio. Ma quella è stabilita, certo, sì, per sì, sì, normativa. Sì, sì. C'è chi dice poi, io condisco con pochissimo sale, non le metto. In realtà questo non significa che non assuma sale, abbiamo, certo, i nostri alimenti che, certo, lo tengono, certo, nascosto, mm-hmm, e tutto quello che è per esempio conservato, ma anche i sottoaceti, qualunque cosa, il quantitativo di sale è senz'altro già di più di quello di cui quello avremo che, bisogno. Esatto. Non è vero dire che l'unica fonte del sale, del sodio, è l'acqua, scusami, il cibo, sì, anzi è contenuto anche nell'acqua, okay, e talvolta è contenuto anche come eccipiente in alcuni farmaci. Ah. Quindi noi dobbiamo tenere conto, quando si parla di sale, di sodio nell'alimentazione, bisogna tenere conto di tutto un... L'arco della giornata, del dal momento in cui ci svegliamo, colazione, esatto, merenda, che sono, cracker, fino lo snack, a la tutto. Quindi nell'arco della giornata tutto, noi veramente assumiamo una buona quantità, ecco, di sale. Dobbiamo solo stare attenti, perché esatto, non salare è una buona, certo, abitudine, ma non è che ci manca. Esatto, perché abbiamo poi provvedono dato, esatto, i cibi che ti vengono nascosti. Esatto. E le bevande, sì, anche molte bevande. Ok. C'è anche chi dice, beh, ma io sto bene, io ho la pressione sanguigna a posto, sì, per cui perché mi devo preoccupare di togliere il sale? Sto quando bene, faccio sport, non c'è problema. Ecco, in realtà questo non è vero, perché poi noi cambiamo, no? Certo. Invecchiando stiamo bene, ma cambia il nostro corpo, cambiano le nostre necessità. E cosa ne facciamo di quel sale? E anche chi dice, beh, io non mangio cibi salati, non li mangio mai, ecco, il pane è il più salato di tutti. Quindi fate molta attenzione, mi raccomando, il sale non è proprio sempre nostro amico, nella quantità ovviamente di cui parlava Francesca, che ci ritornerà a trovare. Un abbraccio a tutti, ma vi lascio per poco io, perché vi ritrovo tra pochissimo.
voilà, la nostra pizza è cotta, attenzione che brucio. Eccoci qua, allora questa è la base di questa meravigliosa pizza. Anche Clara Micheli, la campionessa della quarta edizione di Master Pizza Champion, è venuta a prepararci oggi. Allora, andiamo ovviamente al taglio con questo, e poi magnifico. E la farcitura come la fate? È professionale quello, glielo magnifico regalo, di perché lei. Si accettano i regali dagli amici. E il taglia pizza di Pocahontas, bambini, non so se abbiate ma guardato. Hai capito la finezza? Si accettano i regali. Si accettano, accetta e accetta, vabbè. Allora, già fai gli spicchi perché tu sai che i nostri ragazzi hanno sempre esatto. fame, giusto? Hai capito? E poi la facciamo, cerchiamo anche di farla oltre che buona, anche un pochino anche più carina. Ecco, benissimo. Eccoci qua. Allora, andiamo a mettere immediatamente il lardo. Che si scioglierà esatto. incredibilmente solo col calore da pizza. Quindi praticamente quando farete il campionato del mondo pizza A2, Ilenia e te praticamente esatto. Lei si occuperà delle farciture, tu ti occuperai degli impasti e delle cotture. Benissimo, quindi sarà bellissima da seguire, ragazzi, perché noi già facciamo il tifo per le nostre donne. Aiuto! Cavolo nero. Dai! Cavolo nero. Allora, cavolo nero che abbiamo cotto a vapore in modo da mantenere tutte le sue proprietà. Lo massimo 100 gradi, mi raccomando, per mantenere il colore bello della clorofilla. Il pomodorino per andare a dare acidità e quindi poi a ripulire la bocca dal grasso della mozzarella e l'untuosità del lardo, e un po' di cipollina per dare croccantezza e quel sapore che abbiamo messo in acqua per riuscire a domesticarla un attimino. Esatto. Ecco. E infine un filo questa d'olio. Cosa meravigliosa che vi garantisco è la crema di fagioli, che io, la più buona che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita. Grazie. No, veramente molto buona. Ilenia, è una scherzo. Ricetta pazzesca, no, è buona, che buonissima. Ci ha portato Clara, perché non so, ha un sapore meraviglioso. Dentro possiamo dire cosa c'è, un segreto di famiglia? Sì, sì, dentro abbiamo fatto un soffritto classico. Ma il trucco qual è per essere così buona? Amore. Rosmarino. No, c'è una punta di rosmarino, comunque, oltre che la cottura, perché dovevo comunque fare una ricetta tipica toscana e la focaccia, diciamo così, toscana. È talmente buona. Te la porti a casa tu, quella salsina lì. Beh, sì, assolutamente sì, tutta proteina. Io ti dispiace se me la porto a casa io la salsina? Assolutamente no. Fantastico, fantastico. Siamo pronte per il vino, eh? O quello che ci proporrà Isbene, voilà. Ovviamente. Vediamo. Non lo so. Ma tu hai visto che pizza? Meravigliosa, bellissimo l'aspetto e la presentazione. Io so anche invitante che è buona. Invitante solo a guardarla. Sì. Allora, ho scelto un vino particolare. Innanzitutto il vitigno è il Riesling. Perché il Riesling? Perché il Riesling ha sempre un'acidità molto sostenuta e nella pizza, per via della pasta, quindi degli amidi, c'è una tendenza dolce spiccata, importante. Quindi in primis mi richiede un vino che abbia certo una buona freschezza, una buona acidità, ma anche una buona sapidità. E il Riesling in questa zona, siamo sulle sponde del lago di Garda, riesce a concentrare molto bene quella che è la mineralità, la sapidità stessa. E poi sai, il Riesling è un vino particolare perché quando evolve in bottiglia per un po' di tempo, questa è un'annata 2015, riesce a sviluppare dei profumi molto particolari che abbiamo già avuto modo di apprezzare in altri vini, quel sentore da cherosene, da trimetil di idronaftalene. Volevo dire, ricordi? Ma ecco, ma tu l'avevi già percepito. Trimetil di idronaftalene. Esatto. Perfetto. Bene, ci mettiamo il naso, vediamo se è vero. Eccolo lì, è lui, vero? Qui sembra sì, di stare in aero in alla pompa di benzina. Alla no? pompa di benzina, così. No, scherzo, il sentore è delicato, è molto piacevole, molto fine, molto elegante, come d'altronde è il vino di questa azienda Pratello. E proviamo ad assaggiarlo. Senti che acidità, però accompagnata da buonissima mineralità, grande piacevolezza di bere. L'abbiamo servito un po' più fresco a 8 gradi, proprio per apprezzare di più l'acidità e la sapidità, che mi vanno in contraltare con la tendenza dolce della pasta della pizza. Poi tutto sommato c'è un po' di pomodorino, c'è la verdurina, il cavolo, eccetera, via dicendo. Trovo che il connubio sia particolarmente felice. Possiamo mangiarci l'altro pezzettino? Certo che sì. Thank you.
E la nostra campionessa di Master Pizza Champion, Clara Micheli, torna a cucinare per noi e per tutti voi, cari Golden Chef, insieme a Ilenia Bazzacco. Però in questo caso, come avevamo annunciato all'inizio, la seconda pizza è diversa. Una pizza dessert. Ma perché fai quella faccia così, insomma? Perché l'ho assaggiata io. E ti sta già piangendo il cuore, tanto è buona. Allora, facciamo che, ragazze, diamo spazio alla nostra lavagna, perché io vado immediatamente a dare gli ingredienti. Ciao, arrivederci, ma ci vediamo, non ti preoccupare, Ilenia, tanto torni. Pizza dolce con ricotta e lamponi. Per la base vi servono 1 kg di farina media forza, 50 g di zucchero di canna, 600 g di acqua, 2 g di lievito di birra, 30 g di sale e 40 g di burro. Per la crema di ricotta, 500 g di ricotta, 250 g di zucchero a velo e 500 g di panna. Per il crumble al cocco, 500 g di burro, 500 g di zucchero, 500 di farina, 4 g di sale, 250 g di cocco, una bacca di vaniglia. Ma i lamponi come faccio io la crema di lamponi? I lamponi praticamente dovevo mandare io la ricetta e non l'ho mandata. Però è facilissima, perché prendete un po' di lamponi, un po' di zucchero a velo, e un po' di succo di limone. Li spatasciate tutti insieme. Io inizio a setacciare la ricotta. Lei sì, subito si dissocia. È tecnica questa, la tecnica dell'improvvisazione. No, perché a Enrico, a quanto pare, se non è scritto là, vuol dire che ti sei dimenticata di dire tutte le cose. Vero? Va bene. Allora, comunque, la crema di lamponi adesso vediamo subito come viene fatta. Quel che ne rimane dei lamponi. I lamponi vengono mangiati sì nella pausa, insomma, poi sappiamo che. Allora, facciamo una culì dei lamponi, quindi un po' di zucchero a velo. A me non piace eccessivamente dolce. Ok. Tu assolutamente d'accordo. Meno male. Diamo, quindi, diciamo, hai fatto un cucchiaio e mezzo. Sì, più o meno più per o questa meno. Quantità. Perfetto. Insomma, sono circa 2 vaschette di lamponi. Ah, infatti stavo per chiederti quante. 2 vaschettine. Adesso andiamo. Più, meno 4-5 lamponi. Quelle che hai mangiato, ovviamente. Mettiamo anche un po' di succo di limone. Ci va a fare doppia spesa con Ilenia. Con Ilenia sì. Doppia spesa. Allora, sono lamponi, hanno poche calorie. Meno di mezzo limone. Sì, insomma, in base alla quantità non serve tantissimo. Allora, 2 vaschette di lamponi, 1 cucchiaio e mezzo circa di zucchero a velo, un po' di limone spremuto. Bravissima, questo me lo tengo da parte, perché poi nel momento in cui andiamo a frullare il tutto, andremo anche a setacciare in questo caso e togliere la parte dei semini, perché la vogliamo un po' più raffinata, essendo una pizza dessert. Certo, quindi viene proprio questa culina. Posso rubartelo? Sì, certo che sì, zucchero a velo. Adesso la ricotta è stata setacciata, vero Clara? L'abbiamo setacciata in modo da evitare che all'interno poi si formino dei grumi. Ah, andiamo a aggiungere zucchero a velo nella stessa quantità. Sì. Io invece vado nel frattempo anche a montare la panna, che sarà la parte che darà una sorta di aereosità. Insomma, sì, una sorta può di essere, dai, può alleggerimento essere della base. Aerosità penso che è studiata la ragazza. La ragazza sì, si sta impegnando. La panna ha il compito di alleggerire il composto. Sì, andiamo a dare anche una parte grassa che poi sgrasseremo proprio con i lamponi. Ecco perché Ilenia li ha tenuti un pochino più ed è per questo acidi. Che io ne ho mangiati prima. Così mi prendo avanti. Vedi che ha ragione Clara, che bisogna fare spesa doppia con te. Spesa scusami. Doppia. Clara Micheli, invece, io sono curiosissima di sapere tu adesso, al di là del fatto della grande soddisfazione di aver, come dire, sorpassato in curva quello che era il favorito della quarta edizione del campionato, che veramente hai spiazzato tutti, cioè hai fatto la volée finale praticamente. Ho fatto una volée finale, diciamo che ero anche abbastanza arrabbiata perché per accedere alla finale ho dovuto passare un ballottaggio. E guardi la giudice. Guardo la giudice perché era in giuria. Io non ero poi così d'accordo e quindi, avendomi fatto arrabbiare, poi durante la finale ho tirato fuori perché tutta tu la mia vena agonistica. Una ragazza, come dire, che non si deprime. Quando arriva il momento della rabbia tu tiri fuori il massimo, giusto? Certo, perché io so quello che valgo e volevo comunque dimostrarlo a tutti. Certamente. E insomma, ci abbiamo provato fino in fondo. Pronta la panna a capo? No. È un momentino. È povera, aveva bisogno di soffiare il nasino. Dai, perché? È tutta colpa dei lampioni che si è mangiata, esatto. Infatti sono belli colorati, danno una bella luminosità. Eh già.
E insomma, in poche parole, alla fine, insomma, ce l'hai fatta. Alla fine ce l'ho fatta, diciamo che, insomma, zampata finale, ho sbagliato poco in quella che è stata la finale. Per fortuna i miei compagni di viaggio qualcosa di più hanno sbagliato. Mi è piaciuta molto, per fortuna. E quindi insomma sono riuscita a fare il sorpasso e ad aggiudicarmi. Le competizioni sono anche così. Sì, è vero. Non bisogna mai pensare di basarsi sugli errori degli altri. Esatto. Ma assolutamente, certamente, beh, insomma, sono anch'io, i percorsi di un concorso, di una gara, sono anche fatti di questo, sono costellati. Insomma, questo. Ma Manuel per me è un grandissimo professionista come Mauro, poi Manuel oltretutto è anche un amico, quindi ci mancherebbe. Lui era Manuel, più avanti, Manuel Baraldo, che è di Padova. Quindi lui era un favorito tra le altre lui cose. Lui era meritatamente fino a quel punto avanti a me, ci mancherebbe. Ma che è successo? Cosa gli hai messo nel caffè? Qualcosa? No, assolutissimo. Nulla. Invece una cosa che forse non tutti sanno, non ricorderanno, che tu avevi partecipato anche alla precedente edizione. Avevo partecipato. Solo che eri in una fase della tua vita in cui lavoravi come una pazza, arrivavi praticamente ai vari step del concorso, che eri. Sono arrivata stanchissima. Ho fatto una brutta figura, lo riconosco, perché bisogna anche riconoscere certamente i propri sbagli. E l'anno successivo ho voluto riprovare, ma anche per dimostrare non solo agli altri ma anche a me stessa che contavo comunque sicuramente certamente, di più, che valevo certamente molto di più. Perché in quel periodo là lavoravi, tu lavoravi proprio? Lavoravo e insomma per forza, per fortuna c'era tanto lavoro e non ero riuscita in pizzeria, certo. Non ero riuscita a prepararmi al meglio. Perché va studiata una pizza, devi fare le tue ricerche. Sì, va studiata perché è un po' come un piatto, no? Alla fine ti deve lasciare il palato pulito, ma ti deve far ricordare tutto quello che c'è stato prima. Insomma, in poche parole, l'ultima edizione è finita quando? Novembre? È finita il 12 novembre, c'è stata la finale che abbiamo atteso un po' noi pizzaioli. Com'era Ilenia? Bellissima. A parte bellissima, com'era? Come tu dice, voglio dire. Allora, inizialmente non correva buon sangue. Come mai, Clara? Non correva buon sangue perché c'è stato un episodio sulla prima pizza. Io avevo portato una pizza molto, molto delicata. Avevo spiegato che avevo scelto una pizza delicata. E la signorina gli è arrivata la pizza dicendo: mi aspettavo altro. Perché giustamente si aspettava qualcosa di più strong, ma se ti dico che la pizza è delicata, adesso cosa vai piano che mi smonti la panna intanto. Litigate qui, vi prego, vogliamo vedere che litigate qui. No, però ascoltami, con la seconda poi. Sono stata sincera, potevo anche dirti buona. No, era buona, non puoi dire che non lo fosse. Allora, era strepitosa. Okay. Però hai presente quando ti immagini una cosa e poi è tutta un'altra? Quando poi è la prova successiva mi ha offerto gentilmente la pizza Dante che abbiamo fatto prima, ho detto e qua sei tu. No ragazzi, vi posso non so dire se è un cavolo è una crema di fagiolo, non so se il paragone è proprio allora, il massimo. Che vi dico che io ho avuto una sorta di flash, mi sembrava di essere Maria De Filippi a Uomini e Donne. Adesso le ho lasciate parlare tra di loro perché speravo che facessero pace. Allora, no, ma abbiamo fatto pace, ma dai. Ma non solo, siete diventate molto amiche e avete deciso, ricordiamolo ancora una volta, di affrontare insieme questa kermesse. Campionato mondiale della pizza, ecco, nella categoria pizza 2, pizzaiolo più chef. Ecco, e sarà una cosa io vado bellissima a stendere, visto che abbiamo gli ingredienti pronti. Andiamo. Sì, anche perché io adesso devo setacciare. Io posso, chef, portarti sì, via questa roba? Sì, grazie. Devo setacciare, la cosa più importante poi dovrò anche mettere in abbattitore. Ah, bene, benvenuto l'abbattitore. Il nostro amico abbattitore. Sì. Tu ne fai uso nei tuoi esperimenti di sicuramente pizzeria? Sì, perché comunque oggi ci permette anche di conservare meglio quelli che sono certamente gli ingredienti e soprattutto nei locali di portarci avanti con quella che è la linea. Clara, quindi ma tu sei diventata adesso sì, non fai più la pizzaiola, ma sei diventata consulente, sei un... Al momento faccio consulenza, fai istruzione, corsi, collaboro vero con un mulino di farine. Ma ti adorano secondo me, perché c'hai sto modo non, di fare. Non tanto. Come non tanto? Sei cattiva con i corsi? Nel mio lavoro e comunque nel mio ambiente sì, ho dei rapporti fantastici con tutti. Certo. Diciamo che nell'ambiente invece pizza un po' i maschietti soffrono questa cosa. È perché però è stata la prerogativa dei maschi fino a questo momento. Noi ce ne ma c'è meno credibilità perché sei donna? O anche, anche,
anche, però poi l'importante... Beh, questo ti darà un fastidio enorme. No. No, assolutissimamente no. Allora, la nostra Ilenia sta setacciando i lamponi, ovviamente. Ma che cramina che ti ha fatto. Guarda. Beh, faceva anche la mia nonna così, dai. Sto scherzando. Con chi vai al campionato? Con una certa Bazzacco, la conosci? È arrivata terza a Masterchef. Ah beh, non guardate meglio, vengo ad applaudire se volete. Allora, benissimo. Guarda, allora, questo. Io proseguo, intanto spieghiamo anche l'impasto. Abbiamo 3 minuti, ragazze. Spieghiamo anche l'impasto. Questo impasto è stato fatto con il burro al posto dell'olio, proprio per portarlo da un punto di vista più di pasticceria, sì, che di pizzeria. Certamente. Ne abbiamo messo un po' di più perché l'olio ha una quantità di grassi leggermente inferiore a quella dell'olio burro. Il burro ha una quantità inferiore di grassi rispetto all'olio extravergine. E abbiamo messo in più 50 grammi di zucchero di canna a chilo di farina per dargli ovviamente il sentore del dolce, senza esagerare, perché quello che volevo era non snaturare la pizza. Quindi avremo di canna, scusami se ti interrompo, poi rilascia, rimangono i granellini o no? Perché si sciolgono, però danno una dolcezza diversa rispetto allo zucchero normale. Quindi un impasto che, se proprio vogliamo paragonarlo a qualcosa di pasticceria, va più verso un bignè che è quasi salato. Vuoi, rispetto, non so, intanto fare il stesso procedimento di prima, abbiamo un paio di minuti e mettiamo in forno. Questa va in forno senza nulla sopra, quindi ci andremo ad aiutare con un po' di acqua sopra alla parte centrale. Basta, Ilenia! Anch'io, scusa. No, ma tu puoi, è lei che non può. Buona. Ma perché lei no, poverina? Buona. Con un po' di acqua sopra per non far bruciare la parte centrale. Questa perché è molto più, è molto più sottile per quello? No, perché non abbiamo messo nulla. Nulla. Andiamo, quindi va benissimo, quindi anche a casa. Non mi diamo un pochino. Okay. Solitamente in pizzeria, quando si fa questo tipo di operazione, si usa uno spruzzino. Certo. Qua non ce l'abbiamo, siamo a casa. Trovato il posto giusto per questa palla. Potrebbe che anche rimanere tu, qua. Che tu non porterai più via, Clara Michele. Sì, ma è bella qua. Questa è bella, sì, rossa. Senti, ogni pizzaiolo ha una sua pala o è ininfluente? Allora, cioè, voglio dire, si lavora sicuramente con tutte le pale, però ognuno poi si trova meglio con un prodotto rispetto che a un altro. L'importante, certi che hanno un manico lungo, dipende dal forno, ovviamente. Questo è un materiale leggerissimo, mi pare. Cos'è? Questo è un materiale leggero, un materiale che comunque non si storge, non si piega con facilità. Sì. E è una delle più quotate, secondo me. Senti, in ti posso momento. Far vedere chi ti porterà al campionato del mondo? Bella. Posso farti vedere chi volentieri, ti porterà? Volentieri. Falle vedere le tue doti di artista. Pubblicità. È che non potevate vedere che cosa stava succedendo, ma praticamente ste due sono già in prove tecniche di campionato del mondo. Dai, devi fare così, devi fare colà. Dai, che raffredda. È assolutamente meraviglioso. Adesso stiamo facendo queste quenelle di crema di ricotta. Sta facendo Ilenia, insomma, perché è di pizza dolce che stiamo parlando, con ricotta e lamponi. 6 quenelle, dicevamo, vero Clara? 6 quenelle. Ecco. E poi cosa vuoi, il centro anche? Certo, l'ho messa un po' male però questa. Esatto, anche secondo me. Ma vi ho detto che stanno facendo le prove tecniche, vedrai. Casa Vianello vi fa un baffo a voi due. È impossibile adesso da spostare, bisognerebbe mangiarla. La mangeremo, dai. Ok. Però guarda, Che crema. Lasciatela, ascoltate me, abbiamo la crema di ricotta che è bella dolce. Sì. Non eccedete con la parte zuccherina per quanto riguarda la coulis di lamponi. La coulis di lamponi, lasciatela acidina. In effetti la quantità di zucchero a velo che tu hai deciso, Ilenia, è perfetta, perché altrimenti diventa troppo stucchevole. Il dolce non deve essere troppo dolce. Abbiamo le mani come si fanno i pizzaioli. Ma sì, dai. Eccolo qua. È roba quello buona. Che casca è mio. Quello che casca è mio. Attenzione, perché si avvicina ovviamente mano a mano il momento in cui andrà fatto il nuovo abbinamento della pizza dolce con la proposta di Ice Veneto. Non sappiamo, lo scopriremo con voi. Solo bevendo. Lo scopriremo solo bevendo.
Ciao Ilenia. Hai visto che pizza? Che capolavoro. Che dessert. Che capolavoro. E io ho un capolavoro di pizza, abbino un capolavoro di vino. Marchese Antinori, Muffato della Sala, Castella della Sala è l'azienda. Qui le uve tra ottobre e novembre vengono attaccate dalla Muffa Nobile. Abbiamo 5 uve. Abbiamo il Tramirene, il Riesling, il Sauvignon, il Semillon e il Grechetto. Pensa che si parte alla fine di ottobre e si finisce col Grechetto alla fine di novembre. Quindi si fanno molti passaggi in vigna e si vanno a raccogliere solo gli acini, o meglio i grappoli attaccati dalla Muffa Nobile. Dopodiché si fa una pigiatura, si fa fermentare il vino, sta 6 mesi in barrique, dopodiché fa un bel passaggio in acciaio per lungo tempo, dopodiché hai questa meraviglia di vino. Guarda il colore, il giallo topazio. Bellissimo. Luminoso, lucente, quasi brillante. Ci metti il naso ed è un caleidoscopio di profumi, a partire da quelle che sono le note della frutta tropicale, ma soprattutto queste note di scorza di arancio, scorza di cedro, candita, il curry, lo zafferano, proprio i tipici sentori che solo le uve attaccate dalla Muffa Nobile riescono a regalare. È la risposta italiana al Sauterne. Ma nulla da invidiare assolutamente sotto tutti i punti di vista. Proviamo ad assaggiarlo. Vedi, grado zuccherino ben presente, percettibile, però con un'acidità importante. Ti ripulisce la bocca, ti invita al riassaggio, è di grande piacevolezza. Scontato l'abbinamento con qualsiasi dolce, ma questo per esempio invito ad apprezzarlo con i formaggi, formaggi erborinati, formaggi importanti, difficili da abbinare, questo li regge alla perfezione. Come sempre, complimenti. Sì. Andiamo a mangiarci l'ultimo pezzettino di pizza. Peccato, veramente finita la puntata con Clara Micheli, campionessa di Master Pizza Champion, quarta edizione. C'è un regalo per te però da parte di Clara. Guarda che cosa ti ha portato. Ci proviamo a mantenerlo in vita, David, stavolta. David, conto su di te, guarda. Cioè, piccino della mamma. Il piccino della mamma. Questo è il tuo lievito madre. Questo è il mio lievito madre, ha ormai 5-6 anni. Poi ti spiegherò come non farlo morire. Lei fa morire anche le piante grasse, figuriamoci. Invece no, ci proverò. Noi giuro. Abbiamo per te, Clara Micheli, grazie, un cadeau perché ti possa ricordare di noi nei tuoi esperimenti di pizzeria, con un olio extravergine delle nostre zone straordinario. Grazie mille. Noi ti facciamo i nostri migliori auguri e ovviamente facciamo gli auguri anche a tutte e due per il campionato del mondo che state preparando. Ciao piccolino. E Clara, vi abbracciamo. Clara Micheli, seguitela naturalmente nei social e noi ovviamente altrettanto per due chiacchiere in cucina. Un bacio, buon caffè. Ciao a tutti. Ciao.